Giorgio Repetto, è arrivata questa salvezza, bilancio di 3 mesi di Repetto a Pescara più che positivi. Ci siamo salvati, noi che abbiamo vinto la Champions. Minimo il Pescara si deve salvare, cioè minimo si doveva salvare, quindi insomma non abbiamo fatto niente di che. Però c'è stato un momento in cui abbiamo anche pensato al peggio. Quindi. Però non è un mistero che a chiamare Pillon a Pescara sia stato Giorgio Repetto? Sì, vabbè, è lui che è venuto qua, però insomma alla fine l'allenatore è lui, ha fatto un bel lavoro e sono felice che sia venuto e che abbia fatto un bel lavoro. Giorgio, la piazza ha ammirato e apprezzato la grande umiltà di questo allenatore che è arrivato a Pescara in punta di piedi e soprattutto non ha chiesto, come avrebbero probabilmente fatto altri allenatori, il contratto anche per la prossima stagione. Quando l'ho chiamato lui mi ha detto che veniva, era pronto, carico per farsi queste 9 partite. È una dimostrazione di onestà, si è guadagnato la possibile conferma sul campo. Ora sapete benissimo che bisogna aspettare i tempi tecnici per vedere se il presidente rimarrà o se qualcuno subentrerà, e quindi, però in questo momento con Sebastiani lui sarebbe l'allenatore. È una questione di dettagli? Beh, dettagli. Se arriva qualcuno e dice non voglio Pillon, non voglio Repetto, non voglio nessuno, e ce ne andiamo, voglio dire. No. E la firma di Giorgio Repetto quando arriverà? No, ma non è un problema di firma, io abito qua, l'anno scorso andai a Teramo che era 30 km da qui, potevo andare a una squadra di Serie B di un certo livello, ma io non mi voglio muovere più.